Amici carissimi del Tino Carogati, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per questa lezione di pianoforte leggero numero 257. Non andate sul dizionario Zingarelli a cercare la parola eltongionata perché non la troverete mai. È un modo di dire che ho assunto io nel tempo, veramente devo dire me lo sono inventato strada facendo durante le lezioni, e con questa parola vado ad indicare un certo movimento, una certa coloritura che possiamo applicare veramente nei più svariati modi e sui più svariati brani, anche possiamo dire. Certamente questo tipo di abbellimento non può essere usato negli stessi modi per i vari gradi della scala. Adesso direi di andare subito alla tastiera, così non perdiamo tempo. E cos'è bene questa eltongionata? Beh, ormai l'avrete benissimo capito, io spesse volte sono in una situazione soprattutto di attesa, nel senso che ci sto un pochino su un accordo e quindi per variare un attimo l'armonia faccio appunto questa cosiddetta eltongionata. Siamo in Do e io faccio una cosa di questo genere, cioè mantengo un pedale di Do e suono da prima la triade di Do con la destra e poi sempre col Do nella sinistra vado ad alternare il Do con una triade di Fa, in pratica il suo quarto grado, armonizzando la scala di Do. Sul quarto grado abbiamo il Fa, e parliamo però di triadi, quindi di tensioni non ne mettiamo, nel senso che parliamo di una triade di Do che noi andiamo ad alternare con una triade di Fa, appunto. Don't let the sound, ecco, don't let the sound di proprio di Elton John, perché il vocabolo da lì arriva, è proprio un esempio tipico, ma non tanto nell'inciso quanto nella strofa, no? Che fa, adesso non ho qui il testo, non ho qui niente, ma come l'ero preparata, quindi, però è uno di quei brani in cui veramente armonicamente parlando c'è piuttosto povertà, ci si sta molto sugli accordi, quindi l'eltongionata è proprio di bisogna fare, non c'è niente da fare, e il brano più o meno fa così, no? Ecco, vedete, ho in pratica suonato tre accordi, un Do, un Fa, un Sol, e proprio scimmiottando il brano di Elton John, lui su ognuno di questi accordi fa questa coloritura, cioè non resta lì, perché veramente questo è un brano molto esemplificativo, perché su questi accordi ci si sta tantissimo, anzi c'è un passaggio in cui ci si sta poco sul Fa, e infatti lì non viene fatto nulla, perché non c'è proprio materialmente il tempo di inserire una variante, una coloritura. Ma in buona sostanza Elton John nel brano Don't Let the Sun Go Down On Me è sul Sol, e che cosa fa? L'ho presa in Do, non so minimamente in quale tonalità sia il brano. Lui è sul Sol, e cosa fa? Alterna il Sol, sempre con un pedale di Sol nella sinistra, con un Do, una triade di Do nella destra. Anche qui parliamo del quarto grado, perché il quarto grado di Sol è proprio il Do. Ecco il passaggio a cui alludevo prima, si va in Fa, ma non c'è tempo di fare nulla. Si va sul Do. E sul Do Elton John ripropone l'eltongionata. Non ci sta così tanto che la fa due volte. Ritorna sul Fa, e questa volta su questo Fa ci rimane un po'. E Elton John che cosa fa? Va a intervallare appunto la armonia di Fa con quella di un Si bemolle con pedale di Fa. Vai da 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 da, e torna sul Sol. Ed ecco riproposta l'eltongionata. Il brano si ripete da da da. E
questo è uno dei brani che a me sinceramente piacciono meno di Elton John, proprio perché sti fisse. C'è questa frase qui, dopo va bene, il brano esplode nell'inciso "Don't let the sun go down", e diventa un pochino più interessante, ma la frase è veramente... Va bene, ma tutto fa brodo, nel senso che ci dà lo spunto per capire come funzionano questi abbellimenti. Allora, siamo sul primo grado, no? In pratica, e possiamo giocare tranquillamente con il quarto grado, in do giochiamo col fa. Andiamo sul sol e andiamo a giocare con il suo quarto grado, giocare nel senso di alterniamo il sol con il do, mantenendo appunto il sol nella sinistra. Ora, essendo un pseudo rockettaro, Elton John, quando è sul fa, propone la stessa cosa, cioè il quarto grado nella scala di fa è il si bemolle. E certamente questo movimento, questa Elton Johnata, dà un carattere molto rock al brano. Al brano in questione, ma lo darebbe a qualsiasi altro brano. Cioè, giunti sul quarto grado di un qualsiasi brano, se vogliamo fare una variante e andiamo a farla suonando, appoggiandoci sul quarto grado, ecco, diamo subito un carattere tra il blues e il rock, diciamo. Perché andiamo a suonare una nota, in questo caso il si bemolle, che non fa parte della scala di do maggiore, quindi andiamo fuori. Questo ci sta benissimo in certi brani, in altri sicuramente meno, in altri non ci sta bene per nulla. Che cosa possiamo fare quando siamo in fa? Beh, in un brano pop tradizionale io posso arrivare sul fa e lo alterno proprio con il do, il nostro centottonale. A questo punto è chiaro che il do è il quinto grado del fa, per evitare appunto il quarto grado che ha sapore troppo roccheggiante. Io posso alternarlo proprio col do. Oppure, in altri brani, per dare un altro tipo di atmosfera, lo posso alternare con il sol, cioè con la triade in pratica che sta un tono sopra il fa. O così. Attenzione, questo del quarto grado è un caso un po' particolare, perché generalmente i voicing li possiamo trattare un po' come vogliamo. Però sentite se io faccio questa cosa. Cioè, se io vado a suonare il do sopra il fa, non sta così bene come se io lo suono sotto al fa. Sotto intendo dire sono note che vengono prima del fa. In questo caso io suono la do fa con la destra, lo alterno, la alterno questa triade con sol do mi, non con do mi sol. Sentite come sta meglio. Cioè, preferisco sentire una sonorità in quel preciso istante un pochino più grave piuttosto che un voicing più acuto. Poi è questione di gusti, perché io sto suonando sempre in do, chiaramente non, cioè, potrebbe anche essere contestabile la cosa che dico, ma io parlo del mio gusto personale. Io quando mi trovo a voler fare una coloritura e sono sul quarto grado, in questo caso il fa, e non voglio andare a suonare un si bemolle che mi darebbe appunto un carattere troppo roccheggiante, io lo alterno con un do e lo faccio così. Oppure con un sol, come dicevo, che dà un carattere certamente ancora diverso ed è adattabile a certi brani che hanno un certo andamento piuttosto che un altro. Ora, qui non c'è una spiegazione logica, cioè perché mettiamo il do in alternanza al fa, perché mettiamo il sol. E lì va a gusto personale, va a sensazione, e un brano può meglio prevedere il sol con il fa, cioè appunto la triade che sta un tono sopra, oppure l'alternanza con l'accordo del centrotonale. E comunque non va mai male. Questo del sol è un po' da giudicare di caso in caso.
Abbiamo analizzato che cosa in pratica i tre accordi maggiori è dell'armonizzazione della scala, il primo, il quarto e il quinto. Nulla vieta, terminiamo il discorso. Una volta che siamo sul Sol, abbiamo detto che possiamo alternarla appunto col Do, ma anche l'alternanza con la sua in pratica undicesima, perché andremo a suonare una triade di Fa, soprattutto se non alla presenza della settima, io in pratica vado a suonare che cosa? Un Sol, lo alterno con Sol La Do. Non succede niente se metto la settima, ma a me personalmente, e anche qui dipende un po' dal profumo del brano, comunque è una variabile assolutamente accettabile. Quindi io sono sul Sol, posso alternarlo col Do, oppure col Fa, oppure ancora meglio, con che cosa? Con niente, nel senso che non si può chiamare in nessun modo questo accordo, se non un Sol, settima con la quarta sospesa, settima seconda con la quarta sospesa, perché non abbiamo la terza. È un sus 2, sus 4 questo accordo, dobbiamo dargli per forza un nome. Che cosa succede sugli accordi minori? Perché naturalmente armonizzando una scala maggiore abbiamo la presenza di tre accordi maggiori, tre famosi fratelli, il primo, il quarto, il quinto grado, così fortemente imparentati tra loro, ma abbiamo anche la presenza di ben quattro accordi minori, di cui uno sappiamo essere minore settima con la quinta bemolle, altrimenti detto semi diminuito. Allora, io sono in Do, a un certo punto vado in Re minore. Se vado ad alternare il Re minore con il suo quarto grado, io dovrei alternarlo con un Sol minore. Perché questo Sol maggiore non ci sta assolutamente bene. Che cosa posso fare allora? O lo alterno anche qui con la sua undicesima, che la posso prendere così, o ancora meglio, così. Infatti io vado a suonare La, Re, Fa e lo alterno con La, Mi e Sol. Così è più stabile l'accordo. Ha una variante timbrica, sonora, ma non si va a scostare. Come se io mettessi, per esempio, un Sol che proprio non ci sta bene sull'accordo minore, e tantomeno un Sol minore che mi vedrebbe adoperare un Si bemolle, quindi una nota che non fa parte dell'armonizzazione della scala. Ecco qui le due possibili varianti che possiamo apporre quale coloritura sul secondo grado. Io sono sul secondo grado minore. Anche l'undicesima qui piena, nel senso alterno l'accordo di Re minore con l'accordo proprio la triade di Do. Andiamo avanti, andiamo sul Mi minore. Naturalmente posso alternarlo come per il Re minore con la sua undicesima, quindi con l'accordo, con la triade che sta un tono sotto, come prima ho fatto con il Re minore, sarà un Re. Qui ecco la cosa. Invece il voler variare suonando il quarto grado, siamo in Mi, il quarto grado è il La minore. Qui si sta bene. Le due possibilità, o suono appunto un Mi undicesimo in pratica. Ci può stare in alcune situazioni anche suonare Fa diesis La. Anche qui, ripeto, andremo a contraddire quello che abbiamo detto prima, perché il Fa diesis non fa parte anche lui della scala di Do maggiore. Però, se vogliamo ben vedere, anche quando noi andiamo a suonare l'undicesima, il Fa diesis lo suoniamo. Quindi dipende un po' dai casi, un po' dai, e anche, ripeto, dal gusto personale. Però certamente se noi suoniamo un Mi minore e lo alterniamo con un La minore, appunto il suo quarto grado, la cosa va benissimo.
così come anche appunto mettere l'undicesima. Il quarto grado l'abbiamo visto, roccheggiamo con il si bemolle, restiamo invece in ambito più tonale alternando il fa con il do appunto. Del sol abbiamo già detto, alterniamo con il do oppure con questo sol sus 2 sus 4. In la minore, in la minore non abbiamo molti dubbi, proprio il quarto grado ci sta bene. In questo caso parliamo del re minore, alterniamo una triade di la minore con un re minore. Ci può stare anche qui l'undicesima, naturalmente, cioè suonare un basso di la con triade di sol. Qui ottemperiamo a, come dire, ai canoni dell'armonizzazione della scala, perché andiamo a suonare tutti i tasti bianchi, siamo in do. Ok, ci manca l'ultimo, che è il nostro poco usato, ma invece grazie al seme diminuito sappiamo che possiamo attingere alla progressione secondo, quinto, primo, che risolve in minore, e quindi anche lui diamo a Cesare quello che è di Cesare, il nostro si semi diminuito, suoniamolo quando occorre. Ecco, se io vado ad alternare il mio si con il suo quarto grado, che è il mi, la cosa funziona, ma io vado in pratica, se suono un mi minore, vado a suonare, cioè si, mi sol, vado a ripetere la tonica, quindi mi è sufficiente fare questo. È suonare mi e sol e lasciare il la, così come posso anche qui, vedete, se io vado ad alternarlo con l'accordo che in pratica sta sopra in questo caso, perché io lo alternerei con un do o con un do con un la minore, però questo sol dà troppo disturbo all'accordo semidiminuito. Quindi l'unica cosa da fare, volendo, la variante migliore è questa, quella che vi ho detto. Però possiamo anche suonare, in questo caso suoniamo un la minore, quindi l'accordo minore che sta un tono sotto. E riappoggiamo sul do. Sul do non è detto che noi si debba usare anche qui solamente il fa, per fare l'eltolgionata. Questa è più una vendittiata. No, buona domenica. Buona domenica, venditti. Fa questo passaggio, che in pratica è un do con il sol al basso. È un sol con il do al basso, sì, ho detto giusto. Tanto ci nivella, vanno per conto loro. Non si raggiungono neanche più. Allora, alterniamo il do con il fa, ma anche con il sol. Mi è andato un pelo della barba in bocca e mi dava fastidio. È una questione, ripeto, di gusto, e farò una lezione, ce l'ho in mente da tantissimo tempo, di fare una lezione proprio sul gusto musicale, ma devo concepirla bene perché non è cosa semplice. Dicevo, è una questione di gusto se mettere, alternare il do con il fa o con il sol. Diciamo che se alterniamo il sol con, in questo caso, il suo quinto grado, appunto, il do, se alterniamo il do con il suo quinto grado, cioè il sol, io percepisco un maggior senso di stabilità. Se vado in fa, ho l'idea di allontanarmi un pochino dal do. Anche se c'è da dire che se io alterno un do con il fa, avrò il do, come nota comune. Se alterno un do con il sol, avrò il sol come nota comune. Quindi è una questione veramente di sensazione personale. E poi certamente, se noi andiamo a praticare queste coloriture, queste fioriture, queste eltongionate, dobbiamo farlo anche rispettando, ma questo deve avvenire sempre, lo sappiamo, è l'andamento della melodia. Se sentiamo che una melodia cozza con un fa, magari è il caso di mettere invece un sol,
parte che queste eltongionate, non c'è nessun medico che le prescrive, non andate all'ASL, perché, quindi le mettiamo se vogliamo metterle, se no non le mettiamo, andiamo via lisci. Però adesso vi faccio sentire, prendo un brano a caso, un brano famoso, intendo dire, che però potrebbe, visto che è una... è un susseguirsi di armonie che durano parecchio, e appunto su ognuna di queste si può fare, volendo, una Elton giornata. Se io faccio ero qui da sole come ogni sera, dai 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 io che non vivo più di un'ora, eccetera eccetera. Dopo sul giro, sull'inciso, le armonie si susseguono più rapidamente, quindi fare il tongionate è un po' difficile. Io che non vivo più di un'ora senza te, volendo, si trova sempre un momentino, però sei molto più adatta alla strofa invece per Elton Johnare di brutto. Allora, siamo qui in Napoli, vedete? Io sul fa, se vado a usare il quarto grado minore, che è il si bemolle minore, vedete che non va bene. Quindi qui è il caso proprio di usare un fa undicesimo. Sono qui da soli, vedete come sta bene? Come ogni se, qui siamo sulla dominante, perché il brano l'ho preso in do minore, quindi adesso andremo a risolvere in mi bemolle, quindi essendo sul si bemolle, avrei dovuto suonare in do, non so perché mi è venuto di suonare in do minore, ma va bene, così affrontiamo anche altre tonalità. Siamo sul si bemolle, il si bemolle è la dominante del mi bemolle, e quindi andiamo proprio a suonare il mi bemolle, volendo il tongionare con il si bemolle al basso. Ecco qua, siamo sul mi bemolle. Io adesso sto alternando un mi bemolle con in pratica un fa minore, ma potrei farlo anche con il si bemolle, è proprio la sua dominante, ma anche con il la bemolle. Quindi qui andiamo a suonare proprio il quarto grado, in toto, ma se vogliamo un fa minore è un la bemolle, intendo dire è un fa minore settima, con il fa naturalmente. Poca differenza c'è. Allora, siamo qui da soli, facciamo questo sul si bemolle, alterniamo con il mi bemolle, appunto centro tonale, da 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 da. Quando siamo sul mi bemolle l'alterniamo con il suo quarto grado, oppure con la sua dominante, il si bemolle. Andiamo sul quarto grado. Sul quarto grado, come detto, se facciamo questo, cioè se andiamo ad alternare il la bemolle con il re bemolle, facciamo un'eltongionata molto rock, che non ci sta bene. Quindi la cosa che sta meglio è senz'altro suonare che cosa? Proprio la triade del centro tonale, mi bemolle. Andiamo sul re semidiminuito. Pardon? Allora, qui dipende un po' da come si prende l'accordo, perché nel si vi ho fatto vedere che lo possiamo alternare con il quarto grado e funziona. Ora, il quarto grado di re è un sol minore, infatti ci sta, quindi non sarà più il caso come prima l'abbiamo preso così, intendo dire questo. Se prendiamo qui, entrano in gioco i voicing, il gioco forza. Se io prendo il mio si diminuito, così, cioè parto dalla settima,
mi sarà sufficiente fare questo movimento per fare la mia variazione. È chiaro che se io suono un re sempre semi diminuito, la specie dell'accordo non cambia, ma parto dalla quinta e io non posso più alternare queste note qua come facevo con il voicing, quindi dovrò spostarmi in modo diverso oppure scendere per andare a prendere il mio sol minore. Quindi si va sul sol, perché adesso il brano andrà a proporre l'inciso in maggiore, e in questo caso sarà proprio un do maggiore. Quindi io alterno il sol proprio con il do. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia. Non so se avete colto che a me è venuto abbastanza spontaneo farlo, ma io sulla minore l'Elton Johnata l'ho fatta. Sono andato cioè ad alternare il la minore non con il re minore ma con la sua undicesima proprio. Nel senso fatto, io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare? E sentite come sta bene, stare. Io alterno appunto un la minore, in questo caso lo prendo settima con il sol, proprio con che cosa? Con la triade che sta un tono sotto. Non è facile il corretto abbinamento di ognuno degli accordi che vanno a crearsi su ognuno dei gradi della scala, non è cosa facile, però in questo caso fatevi aiutare dal vostro orecchio, dalla vostra sensibilità, sentite se, ma dovete sempre girare intorno al quarto, al quinto grado oppure all'accordo che sta un tono sotto, alla fine se vogliamo creare una regola, se una regola c'è, come diceva il Neck, può essere, possiamo intenderla così. Quindi avete sentito come ci sta bene? Una vita, se lo posso fare, lo posso proporre anche sull'accordo seguente. Vita senza te. Io sono sul re minore, lo faccio anticipare da l'accordo che sta un tono sotto, il do appunto, però è una forzatura perché qui, bene, io adesso l'ho anche presa veloce la canzone, però qui gli accordi sì, vanno a susseguire con troppa rapidità, non c'è proprio il tempo materiale, fisico per inserire la nostra Elton Johnata. Io che non vivo un'ora senza te. Io ho il Elton Johnata di Brutus ogni accordo, ma sentite che come sempre poi ci vuole, lo dico spesso, l'equilibrio, il buon senso, il buon gusto anche, quello non fretta, il buon gusto, ma di saper anche gestire che cosa? Le variabili anche armoniche che possiamo apportare ad un nostro brano, certamente per arricchirlo, però con il grano pepis, perché voglio dire, altrimenti inseriamo troppa roba, il brano diventa troppo, perde poi della sua bellezza anche originale. Questo è un brano che Elton Johnata all'origine non ne presenta, quindi se le vogliamo mettere, mettiamole, ma insomma con un certo riguardo. Ecco amici carissimi, termina qui questa bizzarra, se vogliamo, per molti aspetti, lezione, ma credo che, visto che lo tiro sempre in ballo questo Elton John, oggi abbiamo visto magari un po' più nello specifico come applicare queste appunto variazioni sul tema. Grazie per essere stati con me, ci vediamo senz'altro venerdì, a presto con il Tino Carogati.